Parliamo di efficientamento energetico, un tema assolutamente attuale. Ecco, che cosa bolle in pentola qui alla Casa dell'Energia? Allora, attualmente abbiamo fatto una partnership con questo gruppo del Nord Italia che si chiama Cogen Save e che ovviamente loro ci aiutano nella realizzazione degli impianti e proprio nella messa in opera delle operazioni appunto di efficienza energetica in aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Quindi è un passaggio importante. Noi prima, come Casa dell'Energia, davamo un apporto di sensibilizzazione, corsi che continuiamo ovviamente a fare, ma con questo partner riusciamo proprio ad andare all'interno delle aziende e attuare delle operazioni di anche calmieramento dei prezzi per quanto riguarda le utenze, che sappiamo essere oggi veramente un allarme generale. Ecco, mai come oggi appunto è forse davvero un'esigenza importante, ma sul fronte invece del pubblico, quindi comuni, la pubblica amministrazione, che tipo di supporto potete dare? Esatto, tramite la nostra intesa con Coingas SPA abbiamo sviluppato, e appunto il 22 di novembre ci sarà la prima edizione del corso di formazione, un corso di sensibilizzazione e di ovviamente informazione sulla parte di fondi PNRR, captazione quindi delle quote europee, di tutti i finanziamenti europei, e in più ovviamente anche la spiegazione delle comunità energetiche, di quello che si può fare perché l'ente locale abbassi anch'esso i costi di utenza e possa quindi investire magari in attività diverse. Un po' di dati purtroppo che non sono rincuoranti: in Italia siamo riusciti a reperire solamente il 7% dei fondi messi a disposizione, quindi abbiamo ancora un 93%, appunto, che sono miliardi di euro, di possibilità di captare dall'Europa con Generation Fund, Innovation EU, che sono ovviamente dei bandi che prevedono però la formazione di progetti. Ecco, noi aiutiamo in questo caso l'ente locale e poi l'azienda a captare e a capire questi bandi europei, e poi ci serviamo ovviamente di professionisti ad hoc per fare la rendicontazione dei bandi, che sappiamo essere, diciamo, un procedimento ancora più delicato.